Rinascere dal terremoto, rinascere dalla pandemia, tornare a lavorare per permettere ad altre persone di ascoltare musica, di scoprire territori, di assaggiare prelibatezze. Abruzzo dal vivo è tutto questo, oltre che un cartellone ricco di appuntamenti. E come nelle precedenti edizioni, Rete 8 seguirà gli eventi molto da vicino, con speciali e dirette TV. 60 giornate di spettacoli, esperienze immersive in 23 comuni e più di 300 artisti coinvolti, supportati da oltre 200 maestranze. Questi sono i numeri importantissimi di Abruzzo dal vivo, un programma di tutto rispetto e l'emozione data da luoghi bellissimi. In cartellone, tra gli altri, Massimo Ranieri, Gianna Nannini, Didi Bridgewater, Lo Stato Sociale e, ancora sul magico lago di Campotosto, il concerto di Ludovico Einaudi. Sicuramente un'estate all'insegna della cultura, dell'arte. Su questa cosa ci dobbiamo lavorare tanto, la regione comunque sta facendo tanti sforzi per la montagna, io pure come assessore agli enti locali gestisco il fondo sulle politiche delle montagne e sto cercando di mettere in campo una serie di azioni per rilanciare questi territori. Quindi un invito ai tanti turisti che arriveranno in Abruzzo a visitare questi borghi in cui ci sarà appunto cultura, arte ma anche enogastronomia. Il comune di Corognaleto, comune capofila di questa manifestazione che ha già avuto un bel successo nell'edizione passata, si torna alle manifestazioni dal vivo e dunque Abruzzo dal vivo. Sì, veniamo da un momento di stallo troppo lungo, la pandemia ha bloccato le attività, le economie e poi i cittadini nelle loro case per troppo tempo e siamo pronti a ripartire. Abbiamo pensato anche di dialogare, intercettare quel segmento importante che è rimasto troppo tempo fermo, mi riferisco al mondo dei service, al mondo dei tecnici che non hanno avuto magari riscontro dalle azioni governative. Noi in questa fase firmeremo un protocollo con l'ARSA, con il presidente Carlo Volpe, appunto per in raccordo con lui trovare le migliori soluzioni per avvolgere tutte le strutture in Abruzzo che sono proiettate a fare questo tipo di attività.